Mos han imparato che su fuoco è un inimico. Mos han imparato a lo combattere. Ma puite, va di un'altra maniera de iere sa questione? È possibile che sa colpa sia fino a questa volta de somine e de saizioni sbagliata che volta al meta tenete de sol fenomeno naturales? Va di una maniera più efficiente provare prevenzione in Sardegna? De vaidamos con Giuseppe Mariano De Lugu, ex dirigente de su corpus forestale e come professore de tecnicas de protezione civile in su Università de Dattari e tecnico forestale. Eccoci, siamo qui a Unstock in compagnia di Giuseppe Mariano De Lugu, probabilmente uno dei maggiori esperti sardi ed europei di gestione del fuoco, chiamiamolo così, quindi gestione del fuoco come rischio, gestione del fuoco anche come risorsa. Il problema in Sardegna è inutile che ve lo dica, è molto sentito. E però so che tu, Giuseppe, porti una visione di questo problema, prima di tutto molto più ampia, perché senz'altro molto più internazionale, senz'altro molto più vicina ad esperienze simili in altri paesi del mondo. E poi perché hai un'esperienza lunghissima in questo settore, perché sei stato appunto dirigente del Corpo Forestale. Per cui ti faccio una domanda. Prima domanda: il fuoco viene sempre per nuocere? È una bellissima domanda. Intanto grazie per questo bel invito e per questa bella opportunità. Il fuoco per sua natura è appunto un elemento naturale. Un elemento naturale che ha una storia di milioni di anni. Prima di parlare del fuoco, però, vorrei fare un piccolo ragionamento sulla terminologia. Perché poniamo il caso che arrivasse un'alluvione, oppure sulle Alpi una valanga di neve, no? Non avete mai sentito degli slogan che invitano alla prevenzione che dicano tutti uniti contro l'acqua oppure tutti uniti contro la neve, perché sarebbe assolutamente fuori luogo. Invece ogni estate da noi, ma non solo in Sardegna, in Spagna ci sono dei video registrati con famosi cantanti attori che marciano proprio in forma di squadriglia unita, todos unidos contra el fuego. In Italia lo stesso. È proprio una forma mentale considerare il fuoco a priori un nemico. Questo è il primo elemento che va sfatato, perché noi confondiamo l'evento naturale, cioè l'insorgenza del fuoco, con la sua patologia, cioè il fuoco che va fuori dalla capacità di controllo e che quindi crea panico, crea disordine, crea problemi di tipo sociale, eccetera. Il fuoco, dicevo, è un'energia naturale. I primi segni documentati della presenza del fuoco risalgono al Siluriano circa 430 milioni di anni fa, quando la vita si trasferì dal mare alla terra emersa, cominciarono a comparire le prime forme di vegetali terrestri, licheni, muschi, prime erbe, e poi via via col tempo cominciarono a svilupparsi gli alberi, eccetera. Data la natura del pianeta e date le condizioni del clima, si verificò immediatamente l'alternanza fra stagioni piovose e stagioni secche. Dunque, in quel momento, le prime piante che conquistarono la terra emersa ebbero a che fare con la disidratazione, col secco, e immediatamente dopo col fuoco, certamente non causata dall'uomo, ma causata dai fulmini, dai vulcani, eccetera. Di questo siamo certi perché, oltre alle tracce che rimangono nei residui di carbone che sono stati studiati e analizzati,
Abbiamo tracce anche negli adattamenti della vegetazione. Gli alberi, per esempio, parliamo dei pini, hanno sviluppato una corteccia grossa. Perché? Per proteggere i tessuti interni vitali dalle eccessive temperature nel momento in cui arriva il fuoco. Ma noi in Sardegna ne abbiamo una pianta speciale, che è la quercia da sughero. Il vestito della quercia da sughero è esattamente uno, probabilmente il più efficace, più efficiente adattamento di un vegetale al passaggio periodico del fuoco. E che si sia trattato di un adattamento ce lo dimostra il fatto che quelle piante ancora oggi, dopo milioni di anni di fuoco, continuano a resistere, anzi si sono sviluppate, hanno migliorato la propria esistenza. Ci sono poi altre caratteristiche che non sto a raccontare perché non c'è tempo. Giuseppe, ti posso interrompere un secondo? Prego. Voglio raccontare un aneddoto, brevissimo, brevissimo. Era l'anno, credo, 1990, il muro di Berlino si era abbattuto da poco e venne a Bologna, io quel tempo stavo a Bologna, una mostra della ex Unione Sovietica. E tra le cose che portarono c'era una navicella Soyuz, già utilizzata. E io ho notato che lo scudo di rientro non so se adesso sia ancora così, ma a quel tempo era così, lo scudo di rientro delle Soyuz era in sughero. E beh, è possibile, adesso si usano delle porcellane particolari, però è molto facile che sia stato utilizzato, perché guardate, un millimetro di tessuto di sughero è capace di ridurre del 98-99% la trasmissione termica verso l'interno dei tessuti vitali. Quindi è una cosa bellissima. Io come dire, sono proprio contento di poter dire che il fuoco ha aiutato la vegetazione ad evolvere. Ma non direi tutto se non dicessi un'ulteriore cosa, e cioè che il fuoco è stato l'elemento che ha consentito all'uomo di svilupparsi come animale pensante, animale culturale, animale sociale, staccandosi nettamente da tutte le altre specie animali. L'uomo è l'unico animale che è stato capace di manipolare il fuoco, prima di usarlo passivamente e poi di manipolarlo. Se ci pensate un attimo, la nascita della religione, la nascita della credenza nelle forze extraumane, la nascita del focolare che riuniva le prime famiglie e poi le tribù, no? È tutto legato al fuoco. Dunque è assurdo che oggi siamo arrivati ad un rifiuto totale di questi aspetti, perché del fuoco abbiamo paura. E ne abbiamo paura per un motivo semplice, perché la civiltà industriale ha nascosto il fuoco, eppure ce l'abbiamo dentro qualunque oggetto, anche dentro questo computer, c'è energia, le lampadine, il condizionatore d'aria, il fornello da cucina, tutto è fuoco, tutto è energia, eppure lo teniamo nascosto perché vedere la fiamma viva ci crea problemi. Quindi credo che il primo passaggio per chi ha piacere e interesse ad occuparsi del fuoco sia quello di destrutturare proprio questa visione negativa che abbiamo del fuoco. Il fuoco può essere buono, ed è quello che ci ha portato fino ad oggi, e può essere cattivo se diventa uno strumento di distruzione, usato male o comunque di cui non capiamo le modalità di comportamento. Parlando un po' di riferimento all'uomo, mi viene in mente che noi in Sardegna abbiamo un documento storico favoloso, che è la Carta dei Loghi. Anche qui la Carta dei Loghi viene spesso utilizzata in modo equivoco e sbagliato, perché si pensa che ai tempi giudicali chiunque accendesse il fuoco gli venisse tagliata la mano e cose di questo genere. La verità è che il fuoco era normato molto bene, secondo consuetudini che non sono giudicali ma probabilmente risalgono a epoche anche preromane, in cui si era identificato il momento in cui l'uso non attento del fuoco poteva creare danno, poteva distruggere le abitazioni, poteva distruggere le
coltivazioni di grano, che erano essenziali per la vita, e quindi i divieti erano contro chi appiccava fuoco a quelle situazioni in quel periodo. Il periodo era dal 21 di giugno, Santu Pedru, fino all'8 di settembre, Santa Maria, in cui era comunemente stabilito il divieto generale di utilizzo del fuoco. Ma attenti, perché la stessa Carta de Logu dice: passata sa vesta de Santa Maria, donzunu pota poner fogu a volontà de sua. Dunque, altro che dire in epoca giudicale chi usava il fuoco era condannato. No, il fuoco era lo strumento ordinario di gestione del paesaggio, di gestione del suo luogo. Quindi possiamo dire, Giuseppe, che il fuoco è diventato uno di quegli elementi del rapporto tra uomo e natura che si è guastato probabilmente nell'ultimo secolo, uno di quegli elementi che noi vediamo come scomodi, per cui ci piace la natura per tutto ciò che è, per la sua funzione ornamentale, per la sua funzione estetica, eccetera, eccetera. Però, per esempio, gli insetti, le malattie sono natura, il fuoco è natura, però abbiamo sviluppato questa sorta di attitudine schizofrenica al suddividere la natura in buona e cattiva, per cui accogliamo la natura buona, però non siamo altrettanto disposti ad accogliere la natura scomoda, non cattiva. La natura non è né buona né cattiva, la natura scomoda per noi. Ecco. Quindi, secondo te c'è questo elemento anche di forse eccessiva ormai, come dire, espansione delle attività umane sulla faccia della terra e oltre, tale per cui insomma la natura non può più essere se stessa, una foresta non può più bruciare in pace, un albero non può più cadere in pace, insomma, ecco. È documentato il cambio di mentalità che molti studi a partire dagli anni 30 del secolo scorso hanno evidenziato come cambio di paradigma avvenuto intorno ai primi del Novecento, quando negli Stati Uniti d'America fondamentalmente si stava consolidando la nuova configurazione statuale di tipo federale, e pensate che i primi tecnici forestali che si posero il problema di gestire per esempio il parco di Yellowstone, che fu il primo parco nazionale al mondo, andarono a studiare all'università di Nancy in Francia e appresero dai francesi la tecnica della selvicoltura che in quel periodo escludeva a priori il fuoco. Dunque tornano negli Stati Uniti e importano questa idea che naturalmente si contrapponeva a 40.000 anni di uso delle foreste da parte dei nativi che periodicamente davano fuoco al sottobosco, il quale non era mai invasivo, era sempre tenuto sotto controllo dal fuoco, e in quel sottobosco i nativi trovavano la loro vita, perché lì ci andavano a pascolare gli animali, i mammiferi, la grande fauna che loro cacciavano, raccoglievano le piccole erbe, le radici del bosco. Arrivano gli americani europei, introducono il divieto e immediatamente nel giro di qualche decennio, la tipologia del bosco che loro avevano conosciuto allora cambia forma. Da un bosco rado come quello che era tipico delle montagne rocciose, il bosco di Pinus Ponderosa, aperto, ricco molto di erbe e di sottobosco basso, si è passati a boschi densissimi che hanno decuplicato la quantità di materiale presente. Questo cambiamento di struttura ha generato nuovi problemi al bosco, perché quella densità obbligava ad una fortissima competizione per l'acqua, per le risorse del suolo. Dunque molte di quelle piante cominciarono a morire, e oggi una caratteristica dei boschi boreali dell'emisfero nord, per l'appunto, in cui vi sono milioni e milioni di ettari di boschi densissimi con col 50-60% di alberi morti in piedi.
Ora tutto questo non può che alimentare, ma la stessa cosa non vale negli Stati Uniti, la riscontriamo in queste ore nei boschi della Polonia, nei boschi della Germania, nei boschi del nord della Francia, nella Scandinavia, dove proprio in questi giorni stanno bruciando centinaia di migliaia di ettari di foresta. Allora è evidente che col cambio di uso e di gestione del territorio, con la finta idea che stiamo creando un ambiente più verde, abbiamo creato un ambiente più ricco di benzina. Ecco, questo è quello che io chiamo il paradosso di Bambi, cioè l'idea che considerare il fuoco come estraneo all'ambiente naturale sia un'invenzione dell'uomo e quindi lo dobbiamo bandire. Ma bandendo il fuoco abbiamo creato le premesse perché il fuoco diventi più aggressivo e più negativo. È un paradosso del nostro tempo e dobbiamo superarlo. Quindi Giuseppe, lo schema di appunto di natura segregata, in un certo senso, di natura compartimentata, è uno schema negativo, uno schema dannoso, poi sostanzialmente. Quindi questa nostra compartimentazione aree agricole, aree urbane e poi aree forestali, dove c'è tanto di tutto, tanto di poco, voglio dire. Invece tu mi dici il modello doveva essere il modello un pochino di diffusione, ecco, delle varie specie, delle varie essenze e delle varie modalità di uso del suolo. Esatto. in tutta la superficie. Se mi permetti, ho un paio di slide che vorrei condividere per spiegare. Prima ho parlato degli Stati Uniti e dell'Europa boreale, però ho un modellino di ragionamento che si applica bene alla Sardegna. Se mi dai un attimo, provo a condividere. Prego, perché la mia domanda successiva era la Sardegna, quindi vai tranquillo. Ok, qui inizio con un inquadramento della carta dei luoghi e ho già detto quello che erano le norme, che erano norme di uso esperto. La gente di campagna aveva delle... Se pensate che questi comportamenti sono durati fino a che sono arrivati i Savoia, che improvvisamente hanno deciso di abolire le consuetudini e il regime che era stato pure accettato e sostenuto anche durante il periodo spagnolo, queste norme erano solide perché erano ben radicate nell'uso comune. Ora, sostanzialmente, io ho immaginato un modello territoriale di questo tipo. Vi era la classica ripartizione in Ager, Saltus e Silva, no? Che deriva conosciuto già al tempo del diritto romano, ma fondamentalmente l'Ager era il territorio intorno ai villaggi, diciamo mediamente 3 miglia, nei quali vi erano le coltivazioni, vivevano gli animali domestici e dunque lì dentro l'uso del fuoco era particolarmente considerato un pericolo perché minacciava direttamente i beni oltre che la vita umana. E poi vi erano le aree fuori dai villaggi, le Cussorge, i Narboni, la Vidazzone, dove periodicamente venivano messe a coltura delle zone boscate. Un po' come avviene con le shifting cultivation delle tribù dell'Amazzonia ancora oggi. Nel Salto, Susartu, e Susartu era il luogo delle capre e delle macchie, no? Poi c'erano le silve lontane, il luogo per i pascoli dei maiali, li chiamavano ghiandiferi all'epoca perché il prodotto principale era la ghianda, non era mica il legno. Ebbene, in questi contesti vi erano dei regimi di fuoco differenziati. Nella zona A, quindi siamo all'interno intorno al villaggio, periodicamente, anzi una volta all'anno, si doveva ripulire da esistula con l'uso del fuoco alla fine del processo di raccolta dei prodotti annuali. Nei Narbone e Bidazzone si dava fuoco a 5-6 ettari di macchie prevalentemente, neanche di bosco, e sulle ceneri calde di queste macchie, dopo aver raccolto i ciocchi, si coltivava con una certa fertilità acquisita per 3-4 anni. Poi quella fertilità si perdeva e i Narbone si spostavano ad altre zone. In Susartu le macchie venivano bruciate ogni 5-8 anni,
perché la capra ha bisogno di getti nuovi della macchia mediterranea, e quindi quale mezzo migliore del fuoco, che non costa nulla, richiede solo capacità e abilità e responsabilità naturalmente. E poi erano quelle zone lontane dove ancora oggi rimangono i boschi antichi e dove difficilmente il fuoco entrava per ragioni anche meteorologiche, morfologiche, e dove però ogni tanto poteva scappare l'incendio. Allora si creavano quelle macchie caratterizzate dalle zone rosse, in cui con un ritmo periodico, la cui periodicità va ricostruita, ma insomma mediamente ogni 10 anni, si generava un incendio incontrollabile. Ecco, questo era il mondo in cui vivevano i nostri antichi, ma è il mondo di tutte le civiltà umane. Quindi quando guardiamo le cartine che analizzano le tipologie di bosco, vediamo in giallo, vediamo quanta è l'estensione dei boschi che sono dipendenti dal fuoco. È un'estensione enorme. Sono dipendenti perché alcuni di questi hanno bisogno del fuoco per far aprire i semi, che altrimenti sono talmente duri che non germinano. Lo fa il cisto, per esempio, lo fa il pino d'Aleppo, lo fanno tutte le conifere nordamericane e anche quelle della Siberia. Della Siberia. Tant'è, per esempio, a proposito di Siberia, si sta notando che nelle aree dove l'anno scorso e 2 anni fa sono bruciati milioni di ettari, già si sta creando nel giro di 2 anni un'insalata di nuova vegetazione, stimolata proprio dal passaggio delle fiamme. Dunque, è vero che il fuoco ha fatto un danno, ma ha creato le premesse per un ringiovanimento del bosco stesso. Per il momento qui interrompo la condivisione, così continuiamo. Comunque voglio dire che il fuoco sia un fornitore di alcuni elementi fondamentali: fosforo, potassio, calcio, magnesio. Insomma, questo è una, mi pare che fosse una constatazione che già fu fatta forse diverse migliaia di anni fa. Quindi che il fuoco abbia comunque una funzione fertilizzante. Ecco. Certo. Io quello che ti volevo chiedere è questo, Giuseppe: come si passa quindi dal fuoco, come abbiamo visto, che è anche un elemento, come tu hai detto, del paesaggio umano anche, come si passa al fuoco come incendio, come rischio, come pericolo, come problema di protezione civile? Qual è il momento del passaggio? Ritorniamo un attimo alle mie slide, se non crea particolarmente problemi. Ecco, faccio vedere questa slide è il risultato di uno studio effettuato nello stagno di Kalik. Riguarda la stratificazione fino a 7 metri e mezzo, fino a quasi 8 metri, di oltre 8.000 anni di storia. Nei fanghi dello stagno di Kalik, che è stato proprio appena pubblicato questo lavoro, hanno trovato i pollini di tutta una serie di specie vegetali e hanno trovato anche i resti del carbone. Osservate, vi metto in evidenza in azzurro queste 3 colonne. La prima colonna ci dice che tra 7.000 e 4.000 anni fa gli alberi non erano prevalenti rispetto invece a quello che facevano gli arbusti. Qui questa è la presenza di polline di erica arborea. 8.000 fino a 4.000 anni fa l'erica arborea costituiva la vegetazione prevalente, quindi non è neanche vero che 8.000 anni fa la Sardegna era ricoperta da boschi. I boschi sono comparsi con l'arrivo della civiltà nuragica, cioè circa 4.000 anni fa. E badate bene, guardate la terza colonna, questo indica la presenza di carbone microscopico. 8.000 anni fa, 6.000 anni fa, 7.000 anni fa c'era molto, ma molto più carbone di quanto se ne può rilevare oggi. Dunque, anche questo è un paradosso. Avevamo una terra di fuoco e continua ad esserlo perché le condizioni meteorologiche lo sono da terra del fuoco, e lì si è sviluppata la migliore civiltà
del Mediterraneo occidentale appunto da 4.000 anni fa fino all'epoca romana, all'epoca storica. Che cosa è successo in America? Guardate gli studi che hanno fatto, se guardate questa specie di pentagramma musicale, in realtà ogni linea rappresenta, in corrispondenza di un anno, una cicatrice misurata sul tronco di un albero. Vedete qui che in corrispondenza di queste frecce sono indicate le cicatrici che segnano il passaggio degli incendi. Mettendoli assieme e coordinandoli negli stessi anni, si vede che c'era tutto un periodo in cui il passaggio del fuoco era un fatto organico e naturale a quelle foreste. Guardate che cosa è successo dopo il Novecento. Dopo il Novecento si è deciso di bandire il fuoco dalle nostre foreste. Ma il risultato qual è? Che per impedire l'ingresso dell'incendio nei boschi sono i costi per lo spegnimento dell'incendio come pericolo sono diventati un'enormità e sono ancora crescenti. E il risultato qual è? Qui a sinistra ho la cartina da Copernicus dell'ultimo incendio avvenuto meno di un mese fa in Grecia, 6.000 ettari di foresta mediterranea, due monasteri, decine e decine di case che sono state distrutte, e qui sulla destra l'immagine terribile dell'incendio di Leiria in Portogallo il 15 ottobre del 2017. Dunque noi stiamo investendo soldi per spegnere, abbiamo bandito l'incendio dai nostri ecosistemi, però il fuoco è diventato qualcosa di talmente aggressivo che sfugge alla nostra capacità di controllo. Ecco l'altro paradosso. Per eliminare il fuoco abbiamo creato un incendio disastroso. Questo è il dramma che in qualche modo mi sento di discutere con te, perché non viene percepito questo elemento. No? Ogni estate ce ne ricordiamo. Domani uscirà sulla Nuova Sardegna, sull'Unione Sardo, un mio articolo sul Monte Ortobene. Adesso sono tutti in grande movimento perché la montagna è piena di materiale secco e te ne accorgi il giorno prima che scoppi l'estate a 40 gradi e quel materiale secco, che è un pericolo potenziale, va eliminato per tempo e ci vogliono anni, va pianificato, va gestito, va organizzato, però anche lì si è creata un mostro giuridico e amministrativo, perché si è istituita una ZPS che dice che non si deve toccare nulla, che quindi il bosco è bene che si sviluppi naturalmente. Poi ci sono le complicanze dal punto di vista paesaggistico, perché il bosco per legge è un bene paesisticamente rilevante e dunque per ogni operazione anche necessaria c'è bisogno di decine e decine di autorizzazioni con tempi lunghi che di fatto disincentivano le attività. In Sardegna non c'è più un'impresa forestale, è scomparsa. Parte perché molti sono entrati a lavorare all'Agenzia Forestas, ma soprattutto perché oggi gestire un'impresa forestale è diventata un'operazione titanica dal punto di vista organizzativo e giuridico. È più importante garantirsi un buon avvocato che avere un buon tecnico che sappia usare la motosega, paradossalmente. Quindi, Giuseppe, il problema siamo noi. Siamo noi che abbiamo trasformato il fuoco in incendio e l'incendio in disastro. Siamo noi. Quindi il problema è appunto siamo noi che abbiamo creato le condizioni perché un fenomeno del tutto naturale diventi invece un fenomeno assolutamente fuori controllo e con delle conseguenze potenzialmente dannosissime sulle infrastrutture, sulle persone. Ecco, a questo punto, ecco, due domande. La prima è una domanda storica. Hai accennato alla situazione in Sardegna pre-Savoia e poi hai accennato al ruolo appunto del famoso secolo Savoia fino ad arrivare ai giorni nostri. Cos'è cambiato da allora? In meglio, in peggio? Cos'è successo alla Sardegna in questi ultimi 200 anni da quel punto di vista? Ecco.
Dunque, io sono un po' critico con chi vede in modo troppo lineare l'azione devastante di Savoia che avrebbero distrutto i boschi della Sardegna. Intanto non mi convincono molto le cifre, si è parlato di 500.000 di ettari buttato giù in 50 anni, significa un ritmo di 10.000 ettari all'anno di tagli che neanche la migliore tecnologia dotata di strade, di mezzi meccanici e di mezzi di trasporto oggi riuscirebbe a fare. È vero che 500.000 ettari nell'Ottocento sono stati manipolati e in cui si è fatto un certo prelievo, ma non è mai stato un disboscamento, perché per sua natura il bosco di Leccio e il bosco di Roverella dopo il taglio ricrescono, quindi non scompare mai la matrice forestale. Semmai in alcune zone delle parti che sono state tagliate poi qualcun altro ne ha approfittato per pascolare, incendiare, coltivare, ripascolare, incendiare, coltivare, e a quel punto sì che scompare il bosco, ma non è in modo lineare collegato al taglio, no? Dopodiché, dopo l'Unità d'Italia e dopo che anche a livello statale ci si accorse dei gravi errori introdotti dal liberismo, tant'è che nel 1877 venne emanata la legge Maiorana-Calatabiano, che istituiva il vincolo del castagno, cioè tutti i boschi che stavano sopra il limite di quote in cui vegeta il castagno venivano vincolati. In molti casi i buoi erano già scappati perché avevano già tagliato anche al di sopra di quella fascia. Ma insomma, in qualche modo, da quel momento in poi si cominciò a pensare che forse si era portato via troppo. E allora si cominciò a rimboschire. Si cominciò a rimboschire, nacque l'impegno dello Stato come imprenditore pubblico, perché realizzò le opere non soltanto di piantagione di alberi, ma anche le sistemazioni idraulico-forestali. Il Reale Corpo delle Foreste gestiva le briglie nei torrenti assieme al Genio Civile, le progettavano, le realizzavano e le manutenevano. Oggi quelle briglie sono in totale disfacimento, non c'è più un'autorità che le curi, che le gestisca, no? E se poi qualcuno va a gestirle si solleva subito l'elemento del conservazionismo puro, dice no, non si può toccare perché quello è un monumento storico e quindi lo dobbiamo lasciare così come la natura ce l'ha portato ad oggi. In sintesi, oggi, che cosa possiamo dire? La Sardegna è diventata di nuovo una regione a superficie forestale estesa. Non abbiamo i dati ufficiali del 2015, lo scioglimento del corpo forestale e il trasferimento di tutti i dati ai carabinieri non ha ad oggi consentito di avere questi elementi, ma di sicuro sappiamo che dall'85 al 2015 in Sardegna la superficie forestale è aumentata del 30%. Oggi abbiamo circa 1.250.000 ettari di territorio che è classificato bosco. Si potrà discutere sulla definizione, perché nel concetto di bosco ci sono anche le macchie, cioè per esempio gli ex coltivi, gli ex seminativi, dove per abbandono della campagna la macchia si è insediata e adesso sta diventando un luogo problematico, perché non può essere facilmente sottoposta di nuovo a coltura, perché essendo diventato bosco richiede un procedimento autorizzativo complesso e non sempre questa autorizzazione può arrivare. D'altra parte non è neanche un bosco maturo e quindi è nel limbo, non si può gestire come bosco, non si può gestire come pascolo. Quelli sono gli ambiti in cui l'incendio è molto facile che si espanda in modo distruttivo. Però io credo che abbiamo tante opportunità di sviluppo. Per esempio, io ho fatto parte di un progetto europeo in cui venivano portati degli esempi, e gli esempi naturalmente da dove ci arrivano? Condivido di nuovo lo schermo. Ci vengono per esempio dalla Catalogna. In Catalogna stanno producendo un vino che si chiama Vi Fumat, che è prodotto nelle vigne che sono state impiantate come fasce parafuoco, per impedire la continuità del,
del bosco, che altrimenti generava processi di sviluppo delle fiamme incontrollabile. Adesso col marchio del fumo nell'etichetta, non so se si vede bene l'immagine, nell'etichetta c'è la macchia del fumo come caratterizzante i vini di quel territorio, nell'Empordà. Oppure ci sono i Ramats de Foc, cioè tutti i produttori di carne, di latte, di yogurt che vanno a pascolare in funzione di prevenzione antincendi, hanno costituito una sorta di marchio comune che gli consente di vendere un prodotto col valore aggiunto del fuoco. Tutto questo costituisce un sistema di integrazione per cui l'incendio in quanto tale non può essere combattuto militarmente e basta, ci sarà il momento anche dell'emergenza in cui bisogna farlo, ma interrompere il ciclo negativo dell'incendio è creare un paesaggio resiliente e resistente agli incendi. E come lo facciamo? Beh, lo facciamo recuperando il territorio, recuperando le potenzialità produttive delle nostre campagne, gestendole in modo razionale, quindi non accumulando rovi, canne e fieno all'estreme conseguenza fino a che diventano una miccia, ma gestendoli in modo tradizionale, come un tempo veniva fatto, creando delle filiere produttive, filiere casearie, filiere anche del legno. Da noi, per esempio, l'uso del legno come sostituto del petrolio è visto male, perché si dice che bruciare legna inquina più che a parità di energia prodotta inquina più del petrolio. Ma se vogliamo eliminare i combustibili fossili, una quota a parte a cascata delle produzioni legnose forestali dovremmo pure utilizzarle anche in piccole centrali locali per produrre, fare cogenerazione, riscaldamento locale, eccetera. Certo, non trasferendo, come era stato previsto un periodo dal piano energetico regionale, 200.000 tonnellate all'anno di legname sardo per alimentare la centrale di Clivati ad Ottana. Non è sostenibile, ma invece è sostenibile che per esempio una scuola in un paese dell'interno si possa riscaldare con legname del bosco comunale. Questo può essere accettabile. Ci sono tantissimi esempi nelle valli alpine e appenniniche. E da noi questa cosa non si riesce a portare avanti perché manca la gestione. Ecco, gestione attiva è l'elemento che a me piace considerare come riferimento importante. Volevo chiederti una cosa a questo proposito, Giuseppe. Leggevo tempo fa a proposito dell'utilizzo dei suoli e della salute dei suoli. Leggevo un libro in cui si metteva in relazione la salute dei suoli con la salute della civiltà nel suo complesso. E quindi vari esempi storici, dall'Egitto all'antica Roma, eccetera. E quasi sempre la degradazione dei suoli corrispondeva con una degradazione, un peggioramento del livello generale di benessere della civiltà. E in particolare l'esempio, uno degli esempi fu l'istituzione delle enclosures in Inghilterra, che fu un provvedimento, come tu sai, passato alla Camera dei Comuni e che in realtà privatizzò quello che era invece un sistema di gestione del suolo, diciamo di tipo pubblico, simile affine a quello della Sardegna. Esatto. Per cui chiedo, ed è provato a secoli di distanza che in molti casi, una gestione dei terreni, una gestione dei suoli di tipo pubblico, di tipo collettivo, è preferibile invece ad una gestione di tipo privatistico. Preserva meglio il suolo, preserva meglio la risorsa, eccetera, 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 a cascata. Quindi ti chiedo, facciamo il caso della Sardegna, l'Inghilterra non ha problema di incendi perché i livelli di umidità sono talmente alti, è probabile che li abbia di qui a poco. Però per ora. Ecco, noi invece abbiamo il problema, abbiamo l'elemento fuoco. Ecco.
Ecco, quindi ti chiedo quanto i modelli di gestione del suolo possono costituire un problema o un'opportunità invece rispetto alla gestione del rischio incendi e dell'elemento fuoco in generale. Oggi naturalmente ci troviamo in una condizione, in una società che è completamente diversa da quella dell'epoca delle chiudende di Succonnottu. Non sono in grado di dire se sia possibile ripristinare le stesse cose. Certo è che riguardo la gestione delle poche risorse, il vivere in povertà, era in qualche modo vissuto con una forte cultura del territorio, una forte capacità di analisi di ciò che si poteva fare e di ciò che non si poteva fare. Ed era condiviso. C'è un bellissimo libro di Benedetto Meloni che quando era giovane scrisse la sua tesi sul paese di Austis. Il paese di Austis negli anni 70, i primi anni 70, cioè nel momento in cui stava entrando il cambio in quel territorio del Barigado per l'apertura della fabbrica di Ottana. E lui descrive esattamente come fosse cambiata la gestione del territorio, che anche se esisteva la proprietà privata, il tutto veniva comunque gestito in modo collettivo. E cioè dopo Sincunza, dopo la raccolta del grano fondamentalmente, tra l'altro tutto questo è iniziato a crollare negli anni 50 quando c'è stata la crisi della cerealicoltura e moltissimi sono emigrati poi in Toscana dove si sono reinventati come imprenditori agricoli e pastorali. Quello che racconta lui in quel libro è sintomatico del fatto che una volta fatto il raccolto poi si pascolavano le stoppie e solo alla fine di questo ciclo, all'inizio del nuovo anno agrario, si dava il fuoco e lo si faceva collettivamente. E la cosa interessante è che l'abilità non era nello spegnere il fuoco, ma nel saperlo accendere in modo che si spegnesse da solo. Ed è la stessa cosa che ho trovato in un lavoro di un'antropologa francese, Nadine Ribet, che ha studiato i pastori dei Pirenei catalani, versante francese, dove ha equiparato le loro abilità alla metis dei greci. La metis dei greci in pratica è la furbizia di Achille, no? La capacità di intendersi con un colpo d'occhio, con la risposta muscolare alla fatica, col sapere risparmiare l'energia e l'acqua durante una giornata di lavoro, il sapersi intendere a distanza, appunto il saper accendere il fuoco in modo da farlo spegnere dove volevano loro, è una ricchezza di grandissime abilità che purtroppo noi abbiamo perduto. Quando io ho avuto l'opportunità di costituire in Sardegna il primo gruppo nel territorio italiano dei GAUF, cioè gruppo di analisi e uso del fuoco all'interno del corpo forestale, che poi ho battezzato Master de Vocu, e c'è scritto nelle macchine questa espressione, l'ho voluta proprio introdurre a forza, ho voluto ricostituire quelle abilità e quelle capacità professionali, altamente professionali, di persone che si assumono la responsabilità di usare il fuoco per spegnere un incendio che l'acqua non riesce a spegnere e per durante l'inverno addestrarsi e preparare il territorio usando il fuoco prescritto come strumento di gestione. Questo è uno strumento che è in uso in tutto il mondo, solo in Italia ci sono remore, difficoltà ancora ad applicarlo perché c'è un problema di assunzione di responsabilità. Soprattutto i funzionari dicono, ah no, io preferisco andare sul sicuro, non mi sporco le mani col carbone perché non devo andare in giro a respirare fumo dannoso, lo facciano gli altri, però io non mi posso impegnare. Io personalmente l'ho fatto,
ho progettato, realizzato, eseguito assieme ai miei collaboratori del Corpo Forestale diversi fuochi prescritti, ne ho raccolto anche i dati, li ho presentati in convegni internazionali, quindi ho cercato di costruire un po' di esperienza su questo. E mi piacerebbe che anche in tutto il territorio questo elemento diventasse non più meramente tecnico, ma un elemento di riconquista culturale. Riappropriarci delle nostre abilità che caratterizzavano le nostre società antiche. Per me questo è un sogno che mi piacerebbe davvero che si potesse realizzare. Giuseppe, ultima pregunta, questa te l'ha fatta in saldo, mi vorrese tornare a scena in saldo. E su gimbe de lampada de quest'anno è cominciato UN Ecosystem Restoration Decade su decennio de recupero ambientale delle Nazioni Unite Come ti si va di questo recupero? Su termine restoration, che è restaurazione, che è tornare ad esego in uno sentito. E sa soluzione se chi sono i prospettati, se sono nature-based solution, soluzione naturale. In italiano potremmo dire soluzione ecosistemica. E sa pregunta che di fatto come è, quali sono prosa saldigna, sa soluzione ecosistemica, cioè, e te vogliamo fare? Ti torno grazie per questa domanda in sardo, che mi permetti di mi esprimere in sa limba, che forse in qualche maniera può perdere in uso normale, però è una limba che mantiene un montone di conoscenze intrinsecamente. La prima cosa che mi viene a conca di tinarnere è che quando vediamo l'ecosistema, zoomine è presente. Non possiamo impreare soluzioni naturali ponendo a banda zoomine. Prima cosa. La zoomine in un umanizzo ecologico del suo territorio beh sempre in stato. Naturalmente non so fa vedande di su chi Zominer fa che in questo tempo, che distruinde la natura e trasferinde la lotta delle classe operaio contra merese, la lotta delle classe comode o l'avvio di Zomine civile contro l'ambiente naturale, contro la naturalezza. Dobbiamo finire questa maniera di via su locu, dove stiamo come una miniera, dove si può solo piccare e nulla tornare. Questa visione ecosistemica, promene schizomine, deve tornare a seguire la legge de natura, a manizzare su locu. Non mi piace usare la paragola paesaggio, questa è una paragola che in sardo, come è nata Bacchisio Bandino, non esistiti. Il babbo che accompagna su viso a dimostrare la terra, la noi schillinata, mira questo paesaggio una dia a essere su tuo, no? Questo luogo a essere su tuo. E su luogo, finché da tempo giudicale, rappresenta lo spazio vitale di Somme. A me mi piace proprio imprenare questo concetto. Dunque, si tempo di morfacere. Beh, di sicuro recuperare queste abilità antiche. Tornare per esempio a sormamento comunitario de manizzo della cultura agraria, tornare a questo ritmo che ha descritto Benedetto Meloni, e stannare Zincunza, su Pascolo, su Prasistula e poi a Savine, su Vopi, in maniera da tornare a cominciare sul ciclo naturale. Sarforestasa batte idea che non si può ne toccare da esomine, che è nella sada simpache che cresce in assasola. Ma non dobbiamo dimenticare che sarforesta nostra, spavente, sono tutto antropizzato.
in parte che sono stato sprantato del somine, in parte che mancare naturale su un creschioso che sa presenza del somine. Ma somine presente che è andata a passizzo, che è andata a pulire cardolino, che è andata a pulire il frutto del suo padente, è andata a fare fotografie. Sono spadente come un prenor di gente. E stannare che non sono più un naturale, se come te dico, la già fatta già che insomma, no. La foresta sta toccando chi sia una manizzata già chi in progetto so, a lungo termine, namus, cioè nessi de canno, so, chi in forma di pianificazione, e salese lunata questo, salese sul testo unico forestale, che è vigente in tutta Italia, nata chi sorbusco scherene amministrauso e manizzauso chi in una pianificazione chi sia attenta su chi su parente può dare. Così che bisogna busco chi può essere l'assauso assolutamente naturale. Spesso per fare un esempio, a Savoresta su Supramonte di Orgosolo di Ursulei, non va bisogno dell'armanizzare, che sono già un spettacolo parente che hanno più di 1000 anni di età, così che sono in cui testimonzo antico tra i suoi viti, sa foresta, però cosa che sono a corso a sua residenza, a suo villaggio turistico, a suo scampeggio, che remanizzano in attenzione, che può essere sorgente di pericolo. Noi dobbiamo creare una società dove su pericolo lo poniamo a banda. Potete essere un pericolo che deriva da fravicau e sul letto del suo rio. Tocca di spostare sardomo, chi sono in pericolo, invece di prangere che hanno bisogno di sormorto. Tocca di fare un'urbanistica nuova chi ponza a largo sardomo, da esa possibilità di chi sabba essa fuori da esusino suo. E gai tocca di di aere sardomoso che non tenzano a frunzare adesso sardore se chi entra e si appose in tuo letto, come a Puglio in Menar villaggio. La gente nata, ah ma io ho la casa in mezzo al verde, su verde in estivo è sicco e diventa benzina e tu non ti rende sconto e dobbiamo usare questa coscienza, questa conoscenza che non permette di umanizzare su questi a Inghiriu, a Sadomo Nostra, in maniera che Sadomo Nostra sia sicura. Un spazio vitale che sia autoprotetto, che sia senza pericoloso, è una società di pensare mezzo, che non vive in emergenza, ma vive sa vita che sul ritmo naturale suo. Come noi allora, viviamo, Giuseppe, in una società ecologicamente analfabeta. Esatto. Su chi dobbiamo fare per seguire un vago di alfabetizzazione ecologica. Questo mi sembra azienda. Ed io penso che, essendo che siamo fare in intro dell'Assemblea Nazionale Sarda, mi dia piacere a pensare che questa negoziata, questo sorriso, non sia una vinza locoso di autodeterminazione. Non possiamo pensare che qualcuno possa bene a non salvare la vita se non sponiamo in pericolo. Dobbiamo essere noi stessi a eliminare il pericolo da esso stretto nostro. Questo è sul livello di autodeterminazione e di responsabilità che teniamo. E per questo che mi piace tanto a vedere che lo so intendendo come un impegno civile, un impegno finza politico, mancare la politica o non sia a sartare adesso decisione nostra, ma insomma, abbiamo bisogno di questo tipo di alfabetizzazione come tanto tua. Bene, grazie Giuseppe. Grazie a voi.